trovati, continua il nostro viaggio alla scoperta dei protagonisti di questa competizione elettorale con la città di Foggia che tornerà al voto domenica 22 e lunedì 23 di ottobre per tornare a ridare alla città di Foggia una nuova guida politica amministrativa. E tra i protagonisti di questa competizione non mancano i volti nuovi e tra questi uno è qui presente con noi. Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi, Daria Cascarano, Salve, direttore. candidata al Consiglio Comunale di Foggia nella lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia. Cascarano, non è nuova alla politica perché ha avuto impegni romani che magari poi di cui poi parleremo, ma è nuova come esperienza di candidatura al Consiglio Comunale qui a Foggia. Perché Sì. sceglie intanto di candidarsi al Consiglio Comunale di Foggia? Direttore, prima di tutto per amore, amore per la mia città, che si coniuga con la mia passione politica. Quindi ho deciso di impegnarmi, per Foggia, perché principalmente, perché voglio che ritorni l'orgoglio a essere foggiani. Io che vivo, mi muovo molto e vivo anche a Roma, per lavoro mi sposto molto. Ad un certo punto, quando hanno iniziato a dirmi, ah, ma ritorni a Foggia, non hai paura? È scattato quasi un senso di rabbia, perché non è vero, Foggia non è tutta brutta, Foggia non è tutta cattiva, Foggia ha anche tanto, è stata trattata male, forse è stata gestita male, non è stata più amata come doveva essere amata, ma la nostra comunità è una comunità bella, abbiamo tante ricchezze, tanta potenzialità, con una sana gestione del territorio, dei servizi. Foggia può tornare ad essere quella gloriosa città che è stata in passato. Io ho incontrato parecchie persone durante questi ultimi mesi e soprattutto le persone di una certa età mi dicevano: signorina, noi non avevamo un disoccupato a Foggia, eravamo importanti, ricchi, eravamo centrali per la capitanata, eravamo veramente la porta d'ingresso non solo della Puglia, ma del Meridione. Noi dobbiamo ritornare, possiamo e dobbiamo ritornare ad essere quel capoluogo centrale tanto per la Puglia, tanto per il Meridione. Dobbiamo impegnarci, essere determinati e mettere a disposizione tutta la professionalità che abbiamo. E questo, direttore, me lo faccia dire, è un insegnamento che io ho avuto anche dalla mia leader Giorgia Meloni. Giorgia ha fatto cose inimmaginabili. Aveva tutti contro, eppure ce l'ha fatta e ce la sta facendo anche bene. Quindi per me lei, sotto questo punto di vista, è una guida, è un faro. Come lei ha detto, la mia passione per la politica diciamo, nasce all'interno di un contesto romano. Ho avuto la fortuna di essere candidata al Consiglio Comunale di Roma. Quando, diciamo, la compagine governativa non era ancora in campo e quindi ho avuto il piacere, l'onore e l'orgoglio di essere a contatto con loro. Ho fatto un'esperienza intensa e ho proprio percepito la qualità politica e umana di tutti questi personaggi. E contestualmente mi sono resa conto come in realtà si può gestire Foggia. Foggia è grande quanto un municipio di Roma. E ha una conformazione tale da essere anche facilmente gestibile. Noi siamo il tavoliere, Certo. cioè con una buona urbanistica, una buona gestione delle strade, una buona gestione del verde, noi potremmo girare tutti in bicicletta. Cioè altro che green, non avremmo nessun problema. Abbiamo poi, voglio dire, un clima meraviglioso che ci accompagna, questo ci rende fortissimi nell'ambito dell'agricoltura, che gestita in un certo modo può essere una risorsa potenziata tantissimo, perché una volta che tu riesci a dare la sicurezza alle imprese di potersi introdurre all'interno del nostro territorio e andare a quello che è il prodotto finito che deve poi essere veicolato nella grande distribuzione, noi potremmo vivere secondo me solo di quello. Poi, oltretutto, abbiamo in realtà una serie di personalità in tantissimi ambiti che sono delle eccellenze, che mi dicevano: Daria, non solo noi non veniamo chiamati per dare il nostro apporto alla nostra collettività, siamo proprio
ignorati e contestualmente siamo chiamati altrove dove veniamo richiesti come consulenti anche premiati. Cioè, allora in realtà il problema è effettivamente di gestione. Poi le persone mi dicono, Daria, ma qui sono le teste, sono i foggiani. Anche là io sì, sono d'accordo, ma in parte, perché anche quello è fare politica, cioè guidare. Io reputo che se le istituzioni danno i giusti servizi e accompagnano la collettività nel modo giusto, puoi aiutare le persone a cambiare la mentalità. Come mai qui la gente senza problemi butta cartacce a terra, al nord dove vede tutto più ordinato e rispettato non lo fa? Vuol dire che se le persone qui vedono il verde curato, le strade curate, i cassonetti, hanno la sensazione che ci sia controllo e sicurezza perché ci sono i vigili che hanno un rapporto diretto col cittadino che si sente accolto e protetto, certe cose non accadrebbero. Io ne sono sicura, ma non è che ne sono sicura io, i fatti lo dimostrano. Così come la questione delle baby gang, ma se un ragazzo vive una situazione difficile a casa, ma dalla sua comunità viene accolto e sostenuto, quel ragazzo sa che c'è altro. Quella rabbia che si sfoga sul il poverino, anziano, giovane, indifeso, oppure sui nostri, sui nostri oggetti, sugli aiuole, viene incanalato. Quella rabbia può diventare qualcosa di positivo. Quindi strutture per lo sport, aumentiamo le mense scolastiche, l'orario continuato, stimoli legati alla nostra filiera culturale che è meravigliosa e può fare tanto anche ancora di più nell'ambito scolastico, accompagnare la nostra università che è diventata un'eccellenza e ha bisogno anche lei di essere supportata. Abbiamo un mondo meraviglioso, deve essere solo amministrato nella giusta maniera. Lei ha elencato, Cascarano, una serie di cose che poi sono tutte vere, no? Perché poi alla fine questo territorio ha delle peculiarità, ha delle eccellenze, ha tante cose attraverso le quali dovrebbe primeggiare. Tuttavia, poi vediamo, leggiamo quelle che sono le graduatorie che vengono redatte da specifici osservatori e ci accorgiamo di questa sorta di cortocircuito, perché questa città o questo territorio inteso come provincia poi occupa il fanalino di coda o gli ultimi posti. Che cosa secondo lei si è inceppato in tutti questi anni? Secondo me, diciamo, anche rispetto a quello che nell'ascolto delle varie associazioni, i vari enti, le famiglie, è che non c'è stato il corrispettivo sostegno da parte dell'istituzione, perché il fatto che, cioè, l'istituzione non è una parola astratta, ci sono dei funzionari, c'è uno stretto legame tra la decisione politica e chi la deve attuare. È lì che c'è stato il cortocircuito, perché se un'associazione che ne ha tutti i requisiti non solo si trova la porta chiusa, ma probabilmente gli viene chiesto anche, diciamo, un corrispettivo sotto banco, perché altrimenti non ti viene dato l'accesso, non solo quell'associazione, quella situazione non viene sostenuta, ma in realtà inneschi una depressione tale per cui quella situazione va a morire, cioè non troverà più nemmeno la forza e la voglia di voler rompere il sistema, perché la prima, la seconda, la terza, poi abbandoni. Allora ci deve essere una, tanto una parte politica quanto una parte tecnica. E come si fa? Il controllo. Io sono convinta che non esista la democrazia se non grazie al controllo. Il potere logora. Il funzionario che si trova lì da 15 anni alla stessa funzione inizia a sentirsi onnipotente. Il politico che ripercorre sempre lo stesso ruolo si sente onnipotente, perde di vista la realtà e perde di vista anche quali sono i suoi limiti. Questo non deve più accadere, cioè ci deve essere una revisione della struttura comune, accompagnata ovviamente da dei politici che si vogliono muovere con determinazione, onestà, etica, e devono fare effettivamente un patto con i suoi elettori, con la cittadinanza, un patto di onestà.
di non corruttibilità, di voglia e di determinazione a che la città cambi in maniera profonda. Lei nell'esperienza romana di cui parlavamo poc'anzi in apertura di questa intervista ha ricoperto anche un incarico, se non erro, a livello di comunicazione per il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Ecco, ad una esperta di comunicazione chiedo quanta necessità ha il comune di Foggia di dotarsi anche di una sorta di piano di marketing territoriale, perché questa città ha bisogno di svestire, ecco, i panni brutti, sporchi e cattivi che per certi versi se li è cercati, per altri sono stati affibbiati, e ha bisogno di indossare un abito diverso, senza con questo nascondere problemi evidenti che pure esistono. Secondo lei c'è questa esigenza, ecco, della nuova amministrazione, al di là di chi poi andrà a governare questa città, di dotarsi di un piano di marketing territoriale? Sicuramente. È fondamentale veicolare l'informazione. Tu puoi avere, io mi sono formata in quest'ambito, sono laureata in scienze della comunicazione. Tu puoi avere il prodotto migliore del mondo, ma se non è conosciuto e l'utente finale non vi può accedere, è come se non esistesse. Anche un comune si deve promuovere. Deve essere conosciuto nelle sue bellezze, deve essere accessibile. Se questo non accade, poi quel comune esiste solo in base agli occhi di chi lo guarda e tante volte purtroppo è stato guardato solo per i suoi aspetti negativi. Perché, direttore, in realtà lei forse lo sa anche meglio di me, purtroppo il brutto molto spesso attira di più del bello in alcuni contesti comunicativi, quindi è più facile tratteggiare Foggia solo nei suoi lati negativi perché attira di più l'utente che non veicolarne in quelli positivi. Ma a quel punto lo deve fare il comune, cioè si deve attuare un piano di promozione territoriale. Perché dobbiamo essere noi a parlare agli altri rispetto a quello che noi vogliamo? E non solo per una questione esterna legata al nostro territorio, legata ai nostri bellissimi Monti Dauni, legati al Gargano, legati a quello che è il nostro turismo religioso, ma serve anche a noi. Cioè, questo lavoro serve proprio ai foggiani. Molti ragazzi non conoscono la nostra storia, non conoscono la nostra bellezza. Ormai anche dentro di loro si è insinuato, capito, questo verme del siamo brutti, sporchi e cattivi da cui me ne devo andare. No, non è così. Dobbiamo prima di tutto farlo per noi, una comunicazione positiva che parli a tutti noi, parli ai ragazzi, li faccia capire ciò che di bello c'è. Cosa possono arrivare a realizzare? Devono pensare che possono continuare a vivere a Foggia, possono farlo con dignità, possono farlo con orgoglio e domani non voglio che più nessuno possa quasi nascondersi e abbia vergogna di dire che è di Foggia. Perché in realtà abbiamo dei ragazzi che sono delle eccellenze in ambito sportivo, così come abbiamo degli imprenditori che hanno raggiunto livelli tali da essere premiati. Abbiamo mille cose che possono essere non solo valorizzate, ma in realtà quel valore già ce l'hanno, devono semplicemente essere portate ai molti, alla ribalta, conosciute. E Ci questo è un sono elemento fondamentale. dei temi che compongono, diciamo, e poi i motivi della sua candidatura. Tra questi c'è sicuramente il lavoro. E il lavoro in questa città purtroppo è una piaga, perché di lavoro non ce n'è molto. Cosa deve fare, per quella che è la visione della candidata Cascarano, la nuova amministrazione comunale per magari interagire col tessuto economico anche forestiero alla città e attrarre investimenti? Come renderla questa città un po' più attrattiva agli occhi di chi poi dovrebbe investire? Allora, prima di tutto, io questo anche riscontro con diciamo, amici imprenditori, non solo diciamo, del nord, anche proprio all'estero.
Uno dei grandi freni, non solo per Foggia ma per l'Italia, è quello anche della burocratizzazione di alcuni sistemi, cosa che in realtà grazie al ministro Fitto questa cosa, soprattutto per quanto riguarda la ZES, si sta cercando di rompere e creare delle situazioni più facili e idonee perché le imprese possano entrare sul territorio. Nello specifico, per quanto riguarda Foggia, sarà molto importante anche la sicurezza e la legalità. Non esiste impresa che possa entrare su un territorio e pensare di avere dopo qualche giorno il delinquente di turno che viene a proporsi. Quindi una volta create le condizioni, diciamo, perché le aziende possano entrare sul territorio, il nostro è un territorio molto appetibile. Perché in realtà, voglio dire, noi abbiamo una serie di caratteristiche proprio geografiche molto interessanti per le imprese. Quindi una volta, diciamo, incasellate bene queste situazioni, una volta fatta, diciamo, la promozione adeguata, io reputo che non ci sia azienda che non voglia venire sul nostro territorio. In realtà, quando abbiamo avuto situazioni più favorevoli con imprenditori brillanti, noi siamo stati un grande territorio. Io so che la figura, forse adesso faccio un nome, che viene vissuto, diciamo, in maniera un po' conflittuale da alcuni, però io ricordo anche il periodo in cui c'era Pasquale Casillo a Foggia, il re del grano, un imprenditore coraggioso. Un imprenditore che aveva una visione, un imprenditore che amava anche il suo territorio, così come amava anche tanto il calcio ed è stato in grado di portare il Foggia in Serie A. Io mi Ai massimi ricordo livelli, quel certo. periodo c'era un'eccitazione enorme, la gente si sentiva orgogliosa. E allora noi possiamo riportare qui di nuovo quegli imprenditori o dare forza a quelli che già ci sono, ma un po' si nascondono. Io sono convinta che quella Foggia possa ritornare, anzi, direttore, io penso che ci possa tornare una Foggia ancora più bella, ancora più forte. E forse ci dobbiamo ricordare un po' meglio quello che siamo stati. Noi siamo stati un territorio da sempre forte e tenace. Con la Seconda Guerra Mondiale noi siamo stati rasi al suolo, c'è stato lo spopolamento. L'80% del territorio non c'era più. E siamo ritornati, ci siamo rimboccati le maniche, l'abbiamo ricostruita. Noi eravamo la terra che Federico II chiamava terra promessa. Siamo stati una terra nobile, importante. Dobbiamo solo ricordarlo a noi e ai nostri ragazzi. Io vorrei fare marketing territoriale nelle scuole. Perché poi, direttore, il vero cambiamento ci sarà tramite i giovani. Il lavoro che noi dobbiamo fare adesso lo dobbiamo guardare in prospettiva dei prossimi 5-10 anni. Perché il lavoro che facciamo adesso, il frutto lo troveremo grazie a loro tra 5-10 anni. Serve una visione, Sicuramente, senza ombra di dubbio. sicuramente. Giovani, lei è molto attenta, è un altro tema a lei caro, è il sociale. Ho visto che più volte, anche nel corso di questa intervista, ma anche in passato, ha sottolineato con la matita il discorso relativo proprio ai giovani di questa città, perché diciamo il lavoro è sicuramente una piaga, un dramma per certi versi, l'alto tasso di disoccupazione. I giovani però si allontanano dalle cattive tentazioni attraverso lo sport, e lei prima lo diceva. Questa è una città che ha bisogno anche a livello di strutture sportive di darsi una mossa, perché non è possibile che una città di 150.000 abitanti o giù di lì, per esempio, sia una delle poche, se non l'unica in Italia, a non avere un palasport, per esempio, penso. Tante discipline sportive affoggiano chiuso i battenti per assenza di strutture. Lei è mamma, ha un figlio che pratica sport, se non erro, Basket. gioca a basket, e probabilmente ha un termometro della situazione, insomma, voglio dire. Sì, direttore, lo sport è vita. Tramite lo sport puoi veramente non solo aiutare i ragazzi ad uscire da certe situazioni, ma puoi attuare quel cambiamento e puoi insegnargli
un corretto stile di vita. È educativo lo sport. In uno sport impari a rispettare te stesso, a rispettare gli altri, a saper fare squadra, a essere leale, il famoso fair play, il rispetto. Ed è un canale che i giovani accolgono, non lo vedono come, lo percepiscono ancora meglio degli adulti e deve essere sostenuto. Noi all'interno anche del programma di Raffaele Di Mauro, il nostro candidato sindaco, c'è la visione di un palazzetto dello sport degno di essere chiamato tale. Dobbiamo fare il censimento delle nostre strutture sportive. Devono essere rivalutate quelle da rivalutate, ciò che deve essere riconvertito, ciò che deve essere gestito diversamente perché c'è, ma con una gestione non idonea. Il mio sogno è quello proprio della cittadella dello sport, dove un ragazzo si presenta con l'ISEE, se non può, viene sostenuto completamente, decide che sport vuole fare e lo può fare, punto. È lì che deve scaricare. È lì che deve imparare a stare con gli altri, non all'interno di queste baby gang dove purtroppo il branco sappiamo benissimo a cosa può arrivare. È essenziale, ma questo ormai è stato studiato, cioè anche in quartieri difficili come Scampia a Napoli, io ho delle amiche che sono presidi di istituto, mi dicono quanto l'attività sportiva sia essenziale e sia un elemento fondante all'interno della loro programmazione. Quindi dobbiamo sostenere anche le scuole, non deve più esistere una scuola che non abbia la palestra. Non deve più esistere. Cioè, adesso noi abbiamo messo in Costituzione il valore dello sport nella vita. E quindi non esiste amministrazione che non si debba adeguare a questo. Chi è invece Daria Cascarano al di fuori della politica, al di fuori dell'impegno in questa candidatura e più in generale nel mondo della politica? Guarda, direttore, lei prima ha detto per me l'elemento chiave, io sono mamma. Per me i giovani, i bambini sono, sotto questo punto di vista, per me San Francesco è il mio faro. I giovani, gli animali, la natura, quello è il contesto in cui io sto bene. È il contesto, secondo me, che non deve essere trattato con i guanti bianchi. Imparare ad amare, la natura, gli animali, ad essere gentili e amorevoli con i bambini, è essenziale. Lì, quello è il cuore della vita. Poi noi adulti dobbiamo solo servire questi ambiti, servire i giovani, da lì parte una società sana. A me piace vivere in quei contesti, io quando sono in tensione, perché poi tante cose le faccio con passione, quindi il mio coinvolgimento è totale, diciamo sotto alcuni punti di vista sono emotiva. Io sto a contatto con mio figlio, con le mie nipotine, mi riesco a leggere una pagina di un libro nel verde, io sto bene, mi rigenera. Quindi, sotto questo punto di vista, per me quelli sono gli elementi fondanti della vita. Io dico sempre a mio figlio, amore, sii gentile, perché devi trattare gli altri come vuoi essere trattato tu. Quello è un circolo virtuoso che quando parte non si ferma più. Quello dobbiamo insegnare. Io reputo che ogni adulto, se si sentisse responsabile in quanto educatore, la società sarebbe migliore. Io conosco alcune persone qui a Foggia, al centro, che è bellissimo quando cammino con loro. C'è una cara persona a me che i ragazzi chiamano un zio. È bellissimo, quel senso di comunità è centrale. Perché quando tu ti senti che l'adulto accanto è comunque come uno zio, un parente, una persona che è un riferimento, e quando quell'adulto sa di essere un riferimento anche a chi non è direttamente un suo nipote, un suo figlio, e allora lì veramente possiamo dire di avere una comunità sana. E quella è la mia aspirazione, dottore. Qual è la Foggia invece che Daria Cascarano sogna? Lei prima diceva una visione più ampia, no? Guardare alla Foggia del futuro. Lei qual è la Foggia del futuro che immagina? Io immagino una Foggia, dottore, dove
potrò andare in giro in bici con mio figlio, serena, senza avere paura di incontrare una buca, circondata dal verde, con persone che mi circondano soddisfatte. In realtà io penso che per stare bene una persona non abbia bisogno di tanto, ma abbia bisogno di elementi essenziali che gli permettano di costruire la propria serenità. Ci vuole un contesto bello. Noi dobbiamo ritornare anche, io mi ricordo un esame all'università, la bellezza, direttore, la bellezza eleva lo spirito. Io voglio di nuovo una cosa anche bella, bella nei suoi colori, armoniosa, dove una persona esce di casa, può stare anche male, avere un problema, ma dà un respiro aperto perché gli piace il contesto in cui vive. Io mi auguro che domani Foggia sia quella città dove ci si sveglia la mattina, si esce di casa e si è felice di vivere a Foggia. Io ringrazio Daria Cascarano, candidata al Consiglio Comunale di Foggia, nella lista Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, una delle liste appunto a supporto del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Raffaele Di Mauro. Cascarano, le auguro un buon proseguimento di competizione elettorale, buon lavoro, direttore. Magari buon lavoro anche quando siederà tra i banchi del Consiglio Comunale, laddove dovesse essere eletta il 22-23 di ottobre. Grazie ancora. Grazie a Daria Cascarano, lo ripetiamo ancora, candidata della lista Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Grazie a voi per la cortese attenzione. Linea alla rete.